Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò come scaricare Batman Arkham Asylum per il Mac. Bisogna andare su Pirate Bay, l'hanno chiuso però vi darò il link per andarci questo. Andate su Top 100, Top 100 andate giochi Mac. Bene. All'inizio c'è FIFA 13, vabbè, poi qua, ecco Batman. E schiacciate qua sul magnete. Schiacciate, fate avvia applicazione. Via, si aprirà uTorrent e lo scaricherete. Qua mi dice che l'ho già scaricato, ok. Poi, dopo un po' che lo scarica. Dopo un po' che l'ha scaricato, ci metterà un pochetto. Vi si apriranno questi due file DMG. Aprite quello con scritto crack. Si aprirà quello, aprite. Fate close. E questa è la crack dove vi crackerà appunto il gioco. Poi aprite l'altro. Arkham, fate ignora, vi si aprirà questo. Questo è il gioco originale. Lo trascinate qua e poi qua ci sarà una barra di caricamento e poi potete chiudere tutto. Poi andate su quello originale che avete craccato, lo aprite. Vi aprirà questa schermata. Se il gioco non lo trascinate nella crack, non vi verrà il simbolino gioca e dovrete mettere una chiave del prodotto. Però io, cioè, se la trascinate vi dice gioca, non c'è bisogno di avere una chiave del prodotto. Poi qua per il gioco vi dice tutto, il video, la vostra risoluzione, livelli dettagli. Alta, extra, così, supporto, comandi, vi dice tutti i comandi. Tutti i comandi avanzati, niente. Ah, è in italiano questo gioco, molto bello anche. Proviamo a gioco, ve lo faccio vedere un secondo. La risoluzione è veramente ottima, io ho un Mac 27 pollici. E si vede veramente, ma veramente bene. È molto bello sto gioco, vedete, risoluzione veramente ottima. Sembra veramente molto 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 bella. Ora è un po' lento perché vabbè sto facendo il video, comunque velocità di gioco è veramente ottima. Alta la risoluzione. Va bene. Niente, il gioco è questo. Scaricatelo, mi raccomando, che ne vale veramente la pena. E basta. Ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi e arrivederci.